Guarda quando ho messo 8 litri a 2,26 euro. Dicono che è dovuto alla guerra, dicono che è dovuto al Covid, ma in altri paesi europei si paga molto di meno. Abbiamo troppe accise vecchie che si pagano, queste sono tutte tasse. Normalmente un pieno quanto costava qualche mese fa e quanto costa adesso? Con 20 euro adesso metto 8 litri, prima mettevo il doppio. Chiaro che in ragione della guerra un elemento di speculazione sicuramente si riscontra. Gli speculatori guardano a queste cose e in qualche modo tendono di fare affari. Nel medio termine non registreremo una diminuzione. L'invasione dell'Ucraina c'entra poco con gli aumenti, infatti se andiamo un po' a ritroso nel tempo vediamo che gli aumenti già erano avvenuti, sostanziosi aumenti per quanto riguarda in modo particolare materie energetiche per l'autotrazione, gasolio e benzina. Guarda quando ho messo 8 litri a 2,26 euro. Dicono che è dovuto alla guerra, dicono che è dovuto al Covid, ma in altri paesi europei si paga molto di meno. Sicuramente questa impennata dei prezzi non è mai stato e le posso dire che è stato un aumento pazzesco. Normalmente un pieno quanto costava qualche mese fa e quanto costa adesso? Con 20 euro adesso metto 8 litri, prima mettevo il doppio. A medio termine se il governo non prenderà una decisione di ribassare le accise, perché abbiamo troppe accise vecchie che si pagano, queste sono tutte tasse. Se andiamo dopo l'Italia vediamo che i carburanti costano quasi la metà. Gli aumenti che sono avvenuti potevano essere attutiti con un'operazione che avrebbe dovuto fare il governo italiano rispetto a quelle che sono le accise. Le accise sono rilievi che riguardano attuazione di scopi. Sono state messe nei momenti in cui ci sono state delle catastrofi in Italia, tipo il Vajont, tipo l'alluvione di Firenze, il terremoto in Friuli, il terremoto in Campania, ma in modo particolare c'è qualche accise di molti molti anni fa, come la guerra in Abissinia, che è stata posta ma non è stata mai tolta. L'aumento della benzina in questo momento poteva essere calmierato anche attraverso una maggiore estrazione del petrolio. Però i paesi che fanno capo all'OPEC non hanno dato la disponibilità ad incrementare l'estrazione, per cui è chiaro che non aumentando l'estrazione di petrolio il prezzo sale. Non è una speculazione nostra, è tutto comunicato, di mattina viene comunicato, si alza o si ribassa, però in questi casi è aumentato di parecchio. Molti tassisti, colleghi nostri, ad esempio in Svizzera, leggevo su internet, hanno adeguato le tariffe. Bisogna adeguare le tariffe a questo caro benzina. Chiaro che in ragione della guerra un elemento di speculazione sicuramente si riscontra. Gli speculatori guardano a queste cose e in qualche modo tendono di fare affari. Nel medio termine non registreremo una diminuzione. In Italia noi abbiamo la stragrande maggioranza del trasporto che viaggia su gomma, per cui l'aumento del gasolio è chiaro che si riverserà su tutti i prodotti che possono essere trasportati.